Perché a Cagliari oggi? Allora, oggi intanto si è stabilito lo sciopero generale della Sardegna sulla sanità, quindi la rete ospedaliera che ha presentato la giunta a Pigliaru non ha trovato molta accoglienza da parte dei sindacati, quindi oggi una manifestazione, si celebra proprio una giornata generale sullo sciopero della sanità di tutta la Sardegna. Però diciamo, noi apparteniamo al territorio norese, che è un territorio molto vasto e frammentato ed è anche difficile da percorrere, ci sono delle strade molto difficili da percorrere, non abbiamo infrastrutture sufficienti per poter raggiungere i centri importanti, se dovessero chiudere certi servizi le famiglie sarebbero in difficoltà, anche perché sappiamo che la maggior parte del reddito, diciamo, di questo territorio è costituito dalle pensioni e la maggioranza delle pensioni sono intorno ai 600 euro, molte volte i pensionati devono anche aiutare i figli disoccupati e le loro famiglie. Possiamo immaginare, se dovesse capitare una situazione di un'emergenza sanitaria in questa situazione, che cosa si determina. Quindi noi abbiamo necessità, come tutti i cittadini della Sardegna, di avere i servizi alla stessa maniera, paghiamo le tasse nella stessa maniera ed è corretto che in ogni presidio ci sia più o meno il servizio di emergenza per tutti. Qua invece stanno tagliando molti servizi e qualcuno dice che potrebbe anche capitare, come è successo in altre realtà regionali, sembrerebbe un caso, però forse c'è una regia dietro, non lo sappiamo se è così, però noi dobbiamo prevenire una possibile situazione di questo tipo. In Toscana cosa è successo? Di fronte ai tagli sulla sanità, dove gli operatori erano sottoposti a dei turni stressanti e anche con un personale ridotto, col blocco del turnover, come sta avvenendo anche adesso, e sono proliferate poi delle associazioni no profit, che erano delle vere lobby, dove offrivano dei servizi, dei poli ambulatori, eccetera, con dei costi più o meno quanto quelli della sanità pubblica. Di conseguenza c'era un travaso di persone che, anziché andare nel servizio sanitario pubblico, che con le liste d'attesa molto lunghe, si rivolgeva poi al privato, e poi anche molte assicurazioni per quanto riguarda il pacchetto sanità. Noi non vogliamo che la sanità, che è stata una delle migliori al mondo, ci riconoscono in Italia, la sanità è fra le eccellenze, che debba tornare indietro, come accade in America. Non è corretto, anche perché noi abbiamo contribuito per anni al servizio sanitario e ogni cittadino nella busta paga ha una decurtazione per l'addizionale regionale, che viene aumentata nel caso di deficit. Abbiamo qua il signor Bruno, classe? 43. Perché sta andando a Cagliari a manifestare? Naturalmente, perché i pensionati vengono trattati molto male dalla sanità, ma manca l'organizzazione totale anche per la prevenzione. Io sono stato ricoverato per un trombo a una gamba 3 anni fa, dovevo essere operato, mi hanno messo in lista d'attesa, sto ancora aspettando. Questo per capirci. Allora, stiamo andando a manifestare appunto nella veste sia di utente e di rappresentante anche dei lavoratori, perché non possiamo accettare che la riforma sanitaria venga fatta sulla base di parametri nazionali e che non tengano conto della specificità regionale. E inoltre in questa riforma non vengono tenute in considerazione le esigenze dei lavoratori, che appunto garantiscono ancora una tenuta minima dei servizi, con le pecche che purtroppo abbiamo già sentito caratterizzano il nostro servizio sanitario regionale, però non può durare ancora tanto questa situazione. Perché oggi a Cagliari? Allora, partiamo dal presupposto che noi siamo i giovani siamo noi il popolo d'onore italiano di un domani, e quindi mi sembrava giusto partecipare a questa manifestazione, in quanto bisogna conoscere ciò che sta accadendo nel mondo, nella nostra Italia, nei tempi di oggi. Thank you.
abbiamo il sindaco della Maddalena, Luca Montella. Questa riforma sanitaria ha colpito pesantemente il suo territorio. In che termini, signor sindaco? Beh, intanto ci troviamo ad avere il punto nascita chiuso. Per il momento è l'unico punto nascita chiuso di tutta la Sardegna. E mi piace anche ricordare che siamo anche l'unica isola che ha un ospedale. Se i presupposti sono questi, la nostra preoccupazione è fortissima di vedere il futuro per niente roseo. Avete già avuto delle difficoltà per la chiusura di questo punto nascita? Ma certo che ci sono avute difficoltà. Quando madre natura decide di far partorire un bambino non c'è in alcun modo la possibilità di fare la programmazione del parto. È notizia di oggi che infatti un bambino è nato proprio alla Maddalena, mentre sarebbe dovuto nascere, secondo le logiche di chi disegna la sanità, a Olbia. Bene, si sono dovuti caricare bambino e madre in due ambulanze diverse per portarle a Olbia. Precedenza, non ha fatto in tempo uno, era nato anche su un tavolino di pronto soccorso. Io credo che sia un segno costoso, certo, la sanità, ma di grande civiltà. Se sta vicino alla gente, vicino all'utente, vicino ai pazienti, questa è una risposta logica che tutte le politiche dovrebbero dare. Poi al di là di questo non si può amministrare o decidere di amministrare la sanità avendo presenti solamente i numeri. Le sedi disagiate, le sedi insulari sarebbero perdenti sempre, mentre la risposta dello Stato deve essere forte. La sanità può avere anche e avrà certamente un costo, ma che paghiamo tutti, e quindi deve stare sul territorio. Siamo qua con i sindaci di Muravera e Villa Puzzu per capire esattamente quali sono le problematiche sanitarie che questo territorio e questi territori vivono. Signori sindaci, buongiorno, ci dite un po' quali sono le vostre esigenze e i problemi. Allora, ci ritroviamo qua in piazza per l'ennesima volta per dire ancora una volta no a questa riforma della rete ospedaliera, una riforma fredda che non tiene conto delle specificità dei nostri territori. Noi parliamo di Sarrabus, di comuni che vivono prevalentemente di turismo, e quindi la riforma non va incontro alle esigenze del nostro territorio. Quali sono stati i tagli che il vostro territorio in particolare ha vissuto? La proposta da parte della Giunta regionale consiste nella trasformazione dell'ospedale attuale, che è un ospedale diciamo di base, in una ospedale di zona disagiata. Quindi quello che noi chiediamo in maniera forte è che l'ospedale rimanga così com'è, un ospedale di base, quindi con un pronto soccorso, con la chirurgia 24 ore su 24. Oggi perché è qua in piazza a manifestare? Perché mi sento coinvolto pienamente, perché voglio dare ai miei figli e alla società agliastrina un futuro migliore, dove l'assistenza sanitaria sia utile per tutti e ci sia sul territorio, perché non si può tagliare dove ci sono le persone. Poi vorrei tirare fuori un altro problema, anche il problema delle patenti, del rinnovo delle patenti dei disabili. Siamo costretti ad andare a Nuoro a fare il rinnovo quando c'è la commissione alla Nusei da 3 anni ed è ferma. È una cosa assurda. Assurda, assurda, non possiamo andare avanti così. Signora Carla, che cosa ha fatto esattamente? Esattamente, io mi sono incatenata all'ospedale di Lanusei in quanto mi è stato privato il diritto di potermi curare. Io sono una donna che soffre di dolore neuropatico, dolore cronico, quindi essendo stata prenotata dal mese di dicembre, tra un travaglio e l'altro sono stata spostata fino al 7 giugno, dove un appuntamento è stato spostato da me in quanto ero allettata, e ho chiesto se mi potevano anticipare la visita. Mi è stato negato, poi mi è stato rinviato ad aprile, mi è stato rinviato a giugno, dicendomi che mi veniva rinviato senza una data. Allora lì ho detto basta, perché chi soffre di dolore neuropatico, cronico, fibromialgia al quarto stadio, sindrome delle gambe senza riposo e non avere un'adeguata terapia del dolore,
è veramente grave, ma non l'ho fatto solo per Carla Lai, io l'ho fatto per tutti i pazienti che hanno questi problemi. Io ce l'ho non con l'ospedale di Lanusei, ma con il sistema, perché il sistema sapeva che purtroppo sarebbe successo questo, perché il medico che mancava aveva problemi personali, si sapeva. Ignazio Ganga, segretario regionale della CISL, anche lui oggi qua in piazza con gli altri, per quale motivo? Perché è una riforma che non risponde alle aspettative dei sardi, soprattutto non risponde alle aspettative dei territori. Una sanità dirigista, una sanità centratrice non è una sanità che risponde a quel modello sussidiario che i padri dell'autonomia avevano messo su e che doveva dare risposte dai grandi centri alle estreme periferie. Il modello che rischia di essere licenziato dal Consiglio regionale è un modello che polarizza la sanità sulle grandi realtà ospedaliere del nord e del sud Sardegna, mortifica le legittime aspettative delle aree periferiche. Ci hanno detto che i problemi della sanità sono un accentuato consumismo sanitario, circa 20 milioni di ricette e l'inappropriatezza dei ricoveri presso il pronto soccorso della Sardegna. Se questi sono i motivi, ci saremmo aspettati che la riforma partisse dal territorio e non partisse dal taglio degli ospedali o addirittura non partisse dall'accentramento in una ASL unica. Anche questo ci lascia molto perplessi. Un assessore regionale nuorese che partorisce questo tipo di riforma da Nuorese, ve lo aspettavate questo? Ma noi, quando io ero segretario generale a Nuoro, noi abbiamo lavorato per un terzo polo sanitario che sfuma inesorabilmente con questa riforma, per cui non ce l'aspettavamo sicuramente da un assessore proveniente dal nostro territorio. Appuntamento qui a Cagliari per protestare contro questa
proposta che non trova adeguata risposta, adeguata sostegno alle esigenze di un sistema sanitario che deve essere efficiente. Rocchieri, Bosa e tanti altri comuni con le loro fasce tricolori che oggi con la loro presenza ci danno sostegno. La presenza dell'ANCI. In questa terra lo dobbiamo anche a loro, conservare e custodire una sanità che deve essere accettata. Chiudo dicendo che noi dobbiamo essere orgogliosi e responsabili. Fermatevi, politici, tutti quanti. Allora, la parola adesso la diamo al sindaco di La Maddalena. Qui c'è tanta gente che appartiene a tanti settori, al mondo del lavoro, a quello della cittadinanza, agli enti locali, ai comuni, tanti amministratori, e perché ci sono anche tante bandiere diverse, tante appartenenze politiche differenti, sta a significare che la sanità è un problema di tutti ed è quello che stiamo cercando di far capire. Noi non vogliamo promesse, noi vogliamo fatti. Un'altra testimonianza, il sindaco di Ocieri, Marco Murgia. Fermatevi, non potete fare una riforma contro la gente, ma vogliamo una buona riforma per aumentare il livello di qualità dei servizi ai cittadini. Vogliamo che ascoltiate la gente. Mondo Perra, presidente della Commissione Sanità regionale. Oggi oltre 5.000 persone in piazza per dire no alla riforma regionale sanitaria. Cosa ci dice in proposito? Che quello che sta affrontando il Consiglio regionale è una riforma molto complessa, molto articolata, che tocca molti punti della organizzazione della sanità in Sardegna, dall'ospedale al territorio all'emergenza urgenza. Legittima questa manifestazione, ci mancherebbe altro, perché servono gli approfondimenti, serve la condivisione. La Commissione Sanità, che era riunita stamattina, ha sospeso i lavori, infatti, e io ho già detto alle organizzazioni sindacali che avrei ricevuto loro anche stamattina per sentire le ragioni ancora una volta di questa manifestazione. Ci sono stati altri momenti in cui abbiamo sentito le ragioni che arrivano dai territori, dei quali se ne sta tenendo conto naturalmente, ma inserite all'interno di una cornice molto più generale che va soltanto nell'interesse dei sardi e della Sardegna, senza toccare nessun cittadino, senza che a nessun cittadino possa mancare l'assistenza che merita. Eppure, soprattutto diciamo nelle parti periferiche sarde, che possono essere il Nuorese,
possono essere il Nord Sardegna, la zona del Sud Sardegna. Invece recriminano che sono stati fatti dei tagli, la sanità è peggiorata, non è stato implementato il personale medico-sanitario. Voi come vi difendete? Cosa dite in proposito? No, che tagli non ne sono stati ancora fatti, perché la riforma è ancora all'interno del Consiglio regionale, deve essere prima approvata e poi pianificata. Se posso usare questo termine, stiamo vivendo ancora di organizzazione pregressa. Finché non verrà pianificata questa riforma, non possiamo parlare che l'organizzazione attuale fa acqua da tutte le parti, come mi si viene a dire.